Il progetto è stato impostato secondo la filosofia dell'architettura bioclimatica, questo per favorire un miglior comfort degli occupanti e per favorire un miglior approvvigionamento energetico durante il periodo invernale e una maggiore protezione dal surriscaldamento estivo. Quindi in questo caso qua io sono nella zona centrale del fabbricato, che verrà occupata dalla zona bagni e ripostiglio, quindi una zona che non ha bisogno di illuminazione naturale particolare. Mentre in queste zone si svilupperà, quindi parliamo di un lato nord-est e nord-ovest, la zona delle camere da letto, che saranno ovviamente meno utilizzate durante il periodo diurno, per avere invece in questa zona, la zona cucina, quindi orientata verso sud-est e sud-ovest, e la zona soggiorno vero e proprio, che andrà da questo punto fino a quella parete là in fondo. Quindi parete zona soggiorno, zona giorno, con grandi aperture, quindi avere il massimo del surriscaldamento invernale, quindi surriscaldamento gratuito, con facilità di schermatura estiva. In questa zona avremo, adesso in questo momento c'è un tamponamento, ma avremo la scala cosiddetta condominiale, che permetterà di arrivare dal piano rialzato al piano primo. E invece in quest'altra zona, dove c'è questo ampliamento con questo solaio in legno, avremo lì in fondo la zona per una scaletta interna che porterà al piano soprastante. Al piano soprastante, che è stato realizzato con questa struttura principale metallica, perché le luci del progetto erano tali che con solo il legno non saremmo riusciti a sopportare i carichi necessari. Quindi è stata pensata questa struttura metallica che agli appoggi continua a appoggiare non su elementi metallici per evitare i ponti termici, ma appoggia su degli elementi in legno che sono nascosti dai pannelli USB in questo caso. Quindi in quel caso abbiamo aumentato le sezioni dei montanti e abbiamo accoppiato diversi montanti uno con l'altro. Quindi questa struttura metallica è solo all'interno, vedete questi due pilastri sono all'interno del fabbricato e sono gli unici elementi strutturali metallici che quindi all'interno non provocano problemi di ponti termici, mentre all'esterno sono tutti lignei e quindi con una capacità di isolamento termico decisamente superiore rispetto agli elementi metallici. Quello che vedete è questo solaio sorretto da queste travi HEB di acciaio, e il solaio che ospiterà poi la camera da letto e il bagno soprastanti, quindi la camera da letto è un bagno per i cosiddetti padroni, per i proprietari, mentre la zona al piano primo da letto sarà per i figli. Ci sarà una terrazza verso l'esterno che sarà realizzata con un tavolato in legno di larice come pavimentazione esterna e 14 cm di isolante in fibra di legno. Al di fuori dei pannelli prefabbricati che stiamo vedendo, ci sarà un ulteriore cappotto da 4 cm di fibra di legno per la correzione dei ponti termici, che va a sommarsi ai 12 cm di sughero all'interno della cassa vuota, con rivestimento in alcune parti di legno di larice non trattato, in altre parti con rivestimento tramite rasatura, rivestimento in tonaco cosiddetto, con finitura più tradizionale. All'interno degli ambienti, tutto il completamento dell'edificio sarà realizzato a secco, tra virgolette, quindi verranno utilizzati sottofondi tramite granulato vulcanico, posa di doppia lastra in fibrogesso da 1 cm e successiva pavimentazione in legno maschiata, inchiodata o avvitata, non incollata, con trattamento superficiale a olio. E ove invece siamo nei bagni o nelle cucine, ci sarà una pavimentazione ceramica che verrà posata direttamente, incollata direttamente sulle lastre di fibrogesso. Questa opzione del sistema completamente a secco favorisce ovviamente una breve durata del cantiere, perché non ci sono tempi di attesa nel cantiere, perché appena terminati gli impianti si possono posare direttamente i sottofondi a secco e direttamente la pavimentazione. Anche le pareti saranno realizzate a secco tramite il sistema di nuovo con una struttura tipo cartongesso, ma di nuovo con doppia lastra in fibrogesso, che è questo gesso inglobato con fiocchi di cellulosa, che ha una resistenza meccanica molto, molto superiore al cartongesso e che servirà appunto per creare le tramezzature interne.
quindi parliamo di una finitura naturale, e poi successivamente saranno trattati tutte le pareti e tutte le finiture con oli e vernici naturali. I serramenti avranno una trasmittanza di 1:1 e saranno realizzati in legno con vetrocamera con argon all'interno, e tutto per compensare, per collaborare a un risparmio energetico globale complessivo dell'edificio.